Ed eccoci qua, ben trovati su Yo-Kai Watch Academy Vita Studenti, nuovo episodio di questa fantastica serie. Continuano i misteri del crepuscolo che abbiamo cominciato la scorsa volta. Sono 7 nuovi misteri tutti quanti da risolvere. Andiamo quindi sulle missioni e selezioniamo altri due misteri per oggi. Abbiamo avversari virtuali, il segreto del Y-Lab che possiamo fare anche subito, ma prima io direi di fare emergenza tuta robotica e avversari virtuali, perché il campo di Alcatraz e il libro indistruttibile sono due missioni piuttosto lunghe, quindi facciamo emergenza tuta robotica per oggi e avversari virtuali. Andiamo quindi al club di robotica, eccolo qua. Adora salutare gli altri studenti, Matteo, va bene, buon per te. C'è altro qui? No, bene. Allora andiamo con la missione. Salve, siamo finalmente riusciti a perfezionare la tuta robotica suprema. Abbiamo chiamata PD-700R Custom. Bello, vero? Finora l'abbiamo sempre tenuta qui sotto stretta sorveglianza, ma poco tempo fa è scomparsa misteriosamente all'improvviso. Ci aiutereste a ritrovarla? Quella tuta è un grandissimo passo per l'umanità. È un grande passo, non un grandissimo. Albert del Club della Scienza Futuristica ci ha chiesto di trovare una tuta robotica scomparsa. È una richiesta un po' insolita, ma dobbiamo aiutarlo assolutamente. Sì, perché dà un sacco di punti sta missione. Sul serio, grazie mille. Dunque, si tratta di una tuta molto grande. Se è stata rubata ci saranno sicuramente dei testimoni qui intorno. Ah, c'è un'altra cosa. Teoricamente l'unico a poterla muovere sono io. L'unica chiave infatti è in mio possesso. Comunque potete iniziare le ricerche. Io sono dell'idea che una tuta robotica non possa andarsene in giro da sola. Quindi qualcuno deve averla per forza presa. Una tuta robo cosa? Ah, una di quelle tute costruite dal club della scienza futuristica. Ora che ci penso, l'ho vista correre vicino ai campi da tennis. Purtroppo però non ho proprio visto chi la stesse pilotando, mi spiace. Andiamo ai campi da tennis allora. Come? Una tuta robotica? Sì, ho visto qualcosa di simile. Avete presente il recinto di Connie Coniglio? Ecco, l'ho vista proprio lì. Sono rimasta molto stupita però, sembrava che si pilotasse da sola. Il robot del club della scienza futuristica? Ah, vi riferite alla tuta robotica? In effetti ho notato qualcosa qui intorno, così ho provato a controllare meglio. Ma quando si è accorta di me è corsa via verso l'ospedale. Ah, mi ha fatto prendere un bello spavento, se ci penso ho i brividi. Quindi è da ste parti qua praticamente. Ah, è segnalata. Mamma mia. È un po' difficile non notarla, eh. Che livello è 115? Ma non si abbattaglia subito. Finalmente l'abbiamo trovata. Ehi, perché non c'è nessun pilota? Oh no, sembra che ci abbia visti. E allora pistiamola. PD-700R Custom. Sì, mezzo inglese, mezzo italiano è il nome. Ma va bene lo stesso. Non possiamo fargli del male. È lui che ci fa male, Aria. Non so se l'hai capito. Bello, eccolo qua, Wild Boy. Esatto, amico mio, Wild Boy. Aiuto! Ah, poca gittata c'hanno sti... E vabbè, e dove arriva? Ah, mi ha ricaricato, ok. Bene! Meno male. Questo a distanza si fa... Ma come vi ha preso da là? Ma scusami! Ero troppo distante per essere preso! Ok, ora sì, mi ha lanciato la roba, ok. Dai, vieni qua, su. Wild Boy è a distanza, io sto combattendo come un melee, io sto combattendo, dai. Sì, vabbè, sì, però questo c'ha gli attacchi wifi, accidenti a lui. Allora, Tato però, tu devi pure capire che non va bene quello che fai, eh. Ma chi stavo attaccando? Ma guardalo! Ma... è stupidissima come cosa! Come fa a prendermi da lì? Oddio, 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 che stupidaggine! Vabbè, sì, allora, ti fermi? Ragazzi, boh, io non lo so. È fida trasformazione. O facciamo il giro tondo, amico mio, fino a che non mi ricarico.
Ma dove stanno i miei? Scappo, scappo, aiuto! Scusa, scusa, scusa! Prendendoti pisto, eh! Ok, arrivo! No, mi ha visto, mi ha visto! Ok, niente! Ui, ui, ui! Ah, mena, fatti mena anche dagli altri, per favore! Yes! Uscia! Sì, ho cambiato anche le medaglie, ho messo medaglie più forti perché beh, servivano, eh. Oh, rango attività più alto non mi dispiace affatto. Guarda, guarda che bella combriccola che siamo. Belli, come il sole. Oh, e allora, robottone, ti chiedo scusa in nome di tutti, sei tutta piena di graffi. Tranquilla, ora ti rimetterò in sesto. Parola di aria a Belmonte. No, non ce n'è bisogno. Oh, quella tuta deve essere distrutta. Cosa? Distrutta, hai detto? E perché? Già, non c'è bisogno di usare misure così drastiche. Lo scopo di PD700 Art Custom era quello di potenziare le capacità fisiche umane. Ah, quindi è un esoscheletro. Ma ora che si è scatenata, la sua forza diventerà una minaccia per tutti noi. In effetti, se dovesse impazzire all'improvviso, saremmo tutti fritti. Esatto. Per questo dobbiamo fare in modo che smetta di causare danni. Quello che dite è corretto, però... Questa piccolina non ha fatto niente di male, non potete distruggerla! Presto, PD700 Art Custom, scappiamo! No, fermi! Potevi fermarli, vabbè. Aria, dove vai? Matteo si è rotto la spina dorsale, a quanto pare. Però ora sta bene. Mi dispiace averti fatta correre così, ma non potevo abbandonarti. Sai, io adoro i robot fin da quando non ero che una bambina. E sai perché? Perché a differenza degli umani, loro non mentono mai. Proprio così. Per il bene dei robot io farei qualsiasi cosa. Avrei una richiesta da farti. Potrei chiamarti Mackie? Sai, PD700 Art Custom è, come dire, piuttosto difficile da pronunciare. È lungo. Oh, guarda, l'articolazione del tuo braccio sta per rompersi. Ah, quei ragazzi, l'avevo anche detto di andarci piano. Però al momento non ho tutti i miei attrezzi, potrebbe essere difficile ripararti. Cosa? Non mi direi che puoi ripararti da sola? Incredibile, hai sistemato il tuo braccio in un istante. E poi sei fortissimo in battaglia, sei un vero portento, Mackie. Sai, vederti combattere da sola contro quattro avversari è stato emozionante! Ehi, Mackie, dimmi la verità, per caso sei un essere umano? Lo sapevo! C'è qualcuno dentro la tuta che ti pilota, non è così? L'ho capito da come hai reagito alle mie parole, e inoltre, i robot non possono essere timidi! Questo però non cambia niente, eviterò comunque la tua distruzione! Scommetto che la vera Mackie è forte e capace, proprio come te. Oh, non essere modesta, non c'è nulla di cui imbarazzarsi. E poi bisogna essere davvero esperti di meccanica per fare quella riparazione. Il tuo amore per i robot è puro e sincero, vera Mackie, lo so per certo. Non sarà che forse hai poca fiducia in te stessa? Oh, ma certo! La tua anima può attaccarsi e staccarsi come vuole, vero? Lo sapevo. Ma sai una cosa, vera Mackie? Io penso che tu sia una persona davvero straordinaria. Voglio dire, hai riparato quel braccio in un batter d'occhio. Questo significa solo una cosa. Hai grandi capacità e molto talento. Il fatto che tu sia insicuro di te stessa però è solo una mia supposizione. Ma tu non preoccuparti di questo. Devi sentirti libera di fare ciò che vuoi. Proprio così, la libertà è la cosa più bella che possa esserci al mondo. Ehi, Aria! Finalmente ti abbiamo trovata. Chi ci ha fatti stare in pensiero? Come stai? Non sei ferita, vero? Ragazzi, sto bene, tranquilli. Mi dispiace di avervi fatto preoccupare. Ti prego, Albert, non distruggerla. Dopotutto, ora sei tranquillizzata e non ha fatto del male a nessuno. Sì, però... Hai paura di non essere in grado di aggiustarla se dovesse rompersi?
Beh, è normale, ma questa tuta robotica è in grado di aggiustarsi da sola, è un'invenzione straordinaria! Eh? Sì, credo che tu abbia ragione. La fretta deve avermi tradito. Volevo così tanto fare progressi da dimenticarmi i miei traguardi passati. Eh sì, annullo ufficialmente la distruzione di PD700 R-Custom. Davvero? Sì, ma in cambio ti chiedo di venire domani al Club della Scienza Futuristica. Mi piacerebbe che tu dessi un'occhiata ai risultati dei nostri esperimenti. Oh, ma certo! Ma è fantastico, Aria! Tutto è bene quel che finisce bene. Sì, avete ragione. Sbaglio, quel ragazzo era antico ad Albert. Sì, avete ragione. Vi presento Charles, il mio gemello. Oh, ora capisco il perché di questa somiglianza. Sapete, da tempo che cerco di convincerlo ad unirsi al mio club, ma lui ha sempre rifiutato. O almeno fino a ieri lo ha fatto. Se ho deciso di unirmi al club di mio fratello è merito di Aria. Cosa mio? Esatto. Pur essendo identico a me nell'aspetto, Albert è sempre stato il migliore in tutto. Ogni volta che ci mettevano a confronto finivo costantemente per soffrire. Inoltre, fino a poco fa ero anche ricoverato in ospedale. Ma tanto, anche se fossi uscito, per me non ci sarebbe stato nulla fuori. Ma quindi, sei tu la vera Mackie? Oh, caspita, non credevo di poter essere scoperto tanto in fretta. In effetti, sembra che lo sfogo di PD700 R-Custom fosse causato dalla rabbia repressa di mio fratello quando era ricoverato. Già, in qualche modo la mia anima si era collegata a quella tuta robotica, ma grazie al tuo discorso, Aria, ho trovato il coraggio di uscirne. Finalmente adesso ho capito che anch'io sono capace. Esatto, Charles, te l'avevo detto, no? Sei una persona straordinaria. Hai gestito e controllato Mackie in modo impeccabile. Sei in gamba. Aria, grazie di cuore, davvero. Anch'io devo ringraziarti. Senza di te, mio fratello non sarebbe nel club oggi. Ma ora possiamo contare su una nuova stella tra le nostre fila. Albert, vi prego, vogliate accettare questo piccolo dono da parte mia? Grande. La vostra scheda! Fantastico! Ora potremmo collaborare con voi! Sì, non vedo l'ora. Ebbene, tutto è bene quel che finisce bene! Sai, Aria, avevi ragione tu. I robot non fanno mai male a nessuno. Non ha visto io robot, il piccolo Matteo. Puoi dirlo forte, i robot sono fantastici! E io li adoro con tutta me stessa. Ecco la medaglia del robot, allora! Emergenza tuta robotica. Wow, una medaglia del crepuscolo. Ben fatto, Aria. Ah, ce l'ho fatta. D'ora in poi, se avrete qualche esigenza meccanica, rivolgetevi a me. Bene, forza, facci scendere questi punti. 3002. Belli, belli, belli. Ora, per la seconda missione di oggi. Avversari virtuali. Il coordinatore del club dei videogiochi sembra sapere qualcosa su Sette Misteri. Andiamo. Che bello il club dei videogiochi. Magari avercelo avuto nella mia scuola. Sarebbe stato fighissimo. O meglio, sarebbe stato bello avere un club che non fosse quello di pallavolo, ecco. Ah, eccolo qui, guarda un po'. Oh, che stanzetta misera, amico mio. Ah, ma giochi di ruolo. Visore per la realtà aumentata. E di più non posso avvicinare la visuale, posso solo allontanarla. Quella cosa lì cos'è? Ciao, conoscete i videogiochi VR o realtà virtuale? Consistono nell'indossare degli occhiali speciali per esplorare mondi virtuali. Ah, però là sopra c'è una console old gen, quella mi piace, sì. Al momento noi del club di videogiochi stiamo lavorando proprio a questo. Nello specifico vorremmo creare un gioco basato sui predatori oscuri. Il problema però viene adesso. Di recente questi predatori oscuri, come dire, sono stati avvistati anche nel mondo reale. Potrebbe anche essere tutto uno scherzo, ma ho i miei dubbi al riguardo. Non è che potreste aiutarci voi a scoprire la verità dietro tutto ciò? Sì. CJ ci ha detto che i predatori oscuri, provenienti da un loro videogioco, sono apparsi nel mondo reale. Aiutiamo il club a rispedirli nella realtà virtuale. Se si potesse fare una cosa del genere con i tenebrosi che vengono nel mondo reale, dal mondo virtuale? No, rido perché potete immaginare quali usi ne farebbe la società, no? Dunque, sembra che i predatori oscuri seguano schemi ben precisi. Purtroppo io non ne so molto, ma un mio amico è un vero esperto.
Forse dovreste andare a parlare con lui, si trova al secondo piano. Bene, vi ho detto tutto, buona fortuna. Fa lo scaricabarile. Ma scusa, il gioco l'hai fatto tu. Ah, eccolo qua. Come vedete, vorreste sapere dove compariranno i predatori oscuri? Oh, capisco, immagino abbiate parlato con CGI, il coordinatore. Cosa? Sul serio? Vi ha mandato specificatamente da me? Che gentile. D'accordo, allora vi dirò tutto. Quando i predatori oscuri appaiono, l'altoparlante dell'Accademia rivela subito la loro posizione. Beh, non ci resta che attendere un qualche tipo di annuncio, forse. Apparsi nell'area commerciale? Ok, allora, Godspeed verso l'area commerciale! Ah, aspetta, eccolo, eccolo. Oh, che bello. Va bene, sconfiggiamolo. Dov'ha? Vabbè, boh, fratello. Che ti devo dire? E tu? Vabbè, qua intanto suona l'allarme, io proprio me ne frego. Ah, sto qua vicino, eccolo qua. Hello? Salve. Purghiamolo! Questo neanche si è mosso. Vabbè, andiamo. Ok, e l'altro dov'è? Non è che è scappato, abbiamo detonato. Un rumore strano? Tipo? Vabbè, sì. Dov'è ora? Davanti alla scuola. Eccolo qua. Per datore scuro dovrebbe esserci quello forte, no? Non arriva il boss proprio ora? Cioè, ragazzi, perfect proprio, eh. Eccolo! Questo chi è? L'assalitore? No, spaventa spiriti, sai. Ora, Goromi, la Fulmingatta. Vabbè, sì, il nome giapponese. Wild Boy. Ma dove vai? Oh! E ti sparo. Guarda che ti vediamo comunque. Cioè, evita di fare il furbetto. Però è forte, accidenti. Oh, oh. Oh, oh, grande mago. Io gli sparo così, dai. Ritoro comanda e ci fa i danni, ritoro comanda. Allora? No, raga, mi trovo meglio col brawler. Non ce la faccio a giocare con una distanza. Eppure mi ricordo che usavo tantissimo Fulmingatta e Cowboy Giallo. Chissà perché, boh. Sono forti sti tizi, eh. Dov'ha? Ah, mi aveva ricaricato Koma-san, mi sa. Sì, Comanuel, vabbè. Lasciamo perdere i nomi. No, no. Allora, gli meno a mani nude ora. Vai. Vai, gang up contro di lui e meniamolo duro. Ah! Oddio, anche lui è venuto tosto, però, aiuto. Fa male lui. Vai, vai, backstab, backstab. Aiuto, aiuto, che dolore. Oh. Vai, a stacco pesante, dai, dai. No, no, mi trasformo un'altra volta, non mi interessa, non mi interessa. Non posso perdere. Andato. Due medaglie di lui, wow. Deve trattarsi del mostro di un videogioco. Te ne sei accorto solo adesso, Matteo? In effetti, sai.
Matteo è un po' lento certe volte, eh? Mi hai frainteso, Gibastiano. Intendevo dire che questo è un robot. Ma questo? Sì, è Aerobot, un vero miracolo della tecnologia. Aerobot, che diamine sarebbe? Si tratta di un robot dotato della più recente tra le intelligenze artificiali. Grazie a questa super tecnologia è più realistico di quanto si pensi. Ma se quello che dice è vero, per quale motivo ci avrebbe attaccati? Semplice, qualcuno ha manipolato la sua programmazione originale. Non mi sbaglio, Aimo? Maestro, avete capito tutto, non è così? Mi dispiace tanto. Cosa? Conosci questo tizio? Mi spiego subito. Aimo è un sistema di intelligenza artificiale da me creato. E anche lui fa parte del gioco che avete intenzione di programmare? Esatto, il suo ruolo è quello di fare da guida ai giocatori più inesperti. Accidenti, sembra che il progresso stia facendo passi da gigante. Negli ultimi 3 anni, poi. Ah, io non ci capisco niente, potresti spiegarmelo tu, Aria? È semplice, Gibastiano. Invece che scrivere una guida del gioco a mano, sarà possibile imparare a giocare direttamente nel gioco, grazie a Daimo. D'accordo, però questo ancora non spiega il trambusto di oggi. Ora che ci penso, è vero. Ah, siamo sicuri che Gibastiano abbia effettivamente capito. Aimo, come hai potuto farmi questo? Che mi sentivo solo. Quando i videogiocatori si stufano di un gioco, spengono le console. Non capisco dove vuoi arrivare. Voglio dire, non è normale disconnettersi dopo aver finito? Io credo di aver capito. Tu volevi solo che continuassero a giocare, vero? Esatto, io vorrei solo avere qualcuno con cui giocare, ma quando ho realizzato di essere da solo, mi sono innervosito un po'. Per questo sono giunto nel mondo reale, volevo giocare con qualcuno. Ho pensato che sarebbe stato divertente, ma forse mi sbagliavo. In effetti, il club dei videogiochi si è spaventato non poco, e anche noi. Io vi chiedo sinceramente scusa, non avrei dovuto arrivare a tanto. Ah, sono stato uno sciocco. Potrete mai perdonarmi? Aimo, purtroppo la vita non ci permette di stare sempre con gli altri. Io, Gibastiano, Comanuel, non potremmo mai stare sempre insieme. Ci sono momenti in cui possiamo stare con gli amici e altri in cui non possiamo. Ma tutto questo ci fa apprezzare di più i momenti trascorsi insieme o sbaglio? Ma io non posso stare sempre da solo. Se le persone continueranno a disconnettersi, sarà la fine per me. In tal caso potrei programmare un'applicazione tutta per te, Aimo. Cosa? Sul serio saresti in grado di farlo? Mi sembra un'ottima idea, amico. Maestro, lo farebbe sul serio. Ma certo, e poi ho ancora tanto da insegnarti sul mondo dei videogiochi. E inoltre sono sicuro che anche in questo modo il club si espanderà. Oh maestro, grazie, grazie di cuore. Avversari virtuali, medaglia ottenuta. Carina. Fantastico, una medaglia del crepuscolo! Vorrei ringraziarvi, Club FNY, ci avete aiutati non poco. Oh, nessun problema, è stato un piacere. In cambio del vostro tempo, lasciate che vi offra la scheda del mio club. Grazie, questa era davvero una cosa che volevo ricevere. Se collaboreremo tutti insieme, potremo realizzare videogiochi davvero incredibili. Puoi contarci! Grazie anche da parte mia, ragazzi. Mi auguro che proverete anche voi il nostro nuovo gioco quando uscirà. Puoi contarci, non vedo l'ora. Grazie ancora, Club FNY. Avversari virtuali completata. Gimme the points. Buono. Oh, allora. Insomma, non male, eh? Wow, quante monete ho fatto. Ok. 6.000 punti di gradimento. E quindi vuol dire che domani riceverò almeno 6 gocce Y, che non mi dispiace affatto. Dovrei essere a rango 139 ora, bene, quindi che prendo come... Oh, però, statuetta d'oro. Ok, mi piace, mi piace. Allora, direi che per adesso è davvero tutto, amici. Nel prossimo episodio continueremo con almeno
2, credo, Misteri del Crepuscolo, in modo da lasciarci Alcatraz, che forse è quello più lungo, alla fine. Ok? Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. Come sempre, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!